Mini recensione e richiesta tramite donazione Patreon da Simone Giordano. Vuole che parli del film coreano del sud del 2017 di Hu Jang con Sang Ka-ho a Taxi Driver, film che avevo già messo nel meglio dell'anno, un film bellissimo. Siamo a Seul nel 1980, il nostro Sang Ka-ho interpreta questo tassista Kim Sa-bok, praticamente un tassista, e pensa solo ai soldi, al guadagno, non interessa un cazzo di cosa gli succede intorno della vita, praticamente un classico tassista proprio che qualunquista, che non pensa a un cazzo se non appunto a prendere soldi e denaro. Praticamente prende un cliente che non dovrebbe essere suo, questo reporter tedesco, che mentre gli dice di portarlo a Gamju, dove ci sono le rivolte studentesche che dovrebbero essere insomma messe sotto da uno stato fascio che insomma dovrebbe picchiare di tutto. Allora, di lì poi il viaggio dei nostri fino ad arrivare appunto a questo punto, Remma Maiala del telefono sto cazzo. Quindi il film poi parte con la prima mezz'ora, prima parte, diciamo, con una descrizione di Sang Ka-ho veramente interessante, con un attore sempre più forte. Poi piano piano arriva il nostro tedesco interpretato da Thomas Kretschmann, che praticamente smuove intanto un attimo l'idea dei soldi, 100.000 won, per portarlo insomma in mezzo a questo casino. Poi il film comincia a cambiare sempre di più, il dramma si mescola alla commedia, la storia si mescola alla commedia, e il tutto comincia a diventare un film d'azione quasi coreano, per come comincia a essere girato, per tutta la polizia che cerca appunto le prove di questo, che questo tedesco dovrebbe avere, con le foto della violenza appunto fatta da parte dello Stato verso i giovani coreani. E di lì poi una critica veramente enorme per un film lungo, 2 ore e un quarto, di grande forza stilistica, una regia meravigliosa, un montaggio enorme, un blockbuster questo coreano incredibile, che parla di cose però terrificanti, appunto come quella di questa rivolta studentesca buttata giù col sangue, una cosa inquietante veramente. Ma il film però riesce a essere veramente ben messo, riesce a costruire questa storia vera attraverso un ritmo che a un certo momento sa di commedia, poi diventa il dramma, e poi con la presa insomma di condizione sociale e politica del nostro tassista, che capisce in realtà che cos'è il suo paese, che cazzo sta succedendo, in quel momento il film incomincia a prendere ancora più piede, incomincia a essere ancora più interessante sotto il punto di vista proprio del personaggio principale. Ma sono bravissimi tutti nel film, poi l'idea appunto di tutti i tassisti insieme, è un film veramente incredibile secondo me, non trattato benissimo dalla critica, è un film abbastanza lungo, forse si poteva sforbiciare qualcosa, un po' di retorica viene fuori, ma è una retorica che va di pari passo alla grandezza della messa in scena del regista, che sì, carica forse il film di 250 finali, di 250 momenti topici che forse potevano essere anche evitati, ma resta il fatto che il film è veramente una bomba, specialmente quando si ha una tecnica di questo livello, una perizia tecnica mostruosa. Sul piano narrativo il film è sempre comunque attaccato allo spettatore, non si stacca, la narrazione è ben fatta, la sceneggiatura riesce ad essere azzeccata, e poi insomma emotivamente il film prende, perché è un film insomma che si trasforma, ripeto, e trasforma anche l'idea del nostro tassista di cos'è il mondo, di cos'è la società, di come bisogna ribellarsi alla stessa quando è sbagliata. Per me è un film incredibile questo Taxi Driver, un filmone, uno di quei film che ho sempre amato, ripeto, un Sang Ka-ho incredibile come al solito, ma tutti gli attori sono bravissimi, ma il regista fa la differenza, perché ripeto, seppur con la retorica viene distrutta dall'antiretorica stessa che c'è all'interno del film. Un film per me è bellissimo sotto il piano di vista dell'azione, quando diventa un film d'azione pare di vedere cazzo un film di Johnny To, quando si muove sulla commedia è perfetto per i suoi tempi che ha, quando il dramma sale sempre di più e la storia prende piede, la storia con l'S maiuscola, siamo sempre più diciamo così presi, ecco, da ciò che ci vogliono raccontare, che il film vola via, che è una bellezza, nonostante, ripeto, quasi le sue 2 ore e 20, che per molti sono troppe, poteva sforbiciare, quello che cazzo vi pare, ma per me è un film talmente bello, talmente importante, talmente interessante, che insomma mi pare il minimo che tutti lo debbano vedere, perché questo è veramente un filmone coreano, ripeto, che racconta il problema del governo coreano degli anni 80, che era terrificante, occhi ora viaggiano nella grandiosità, ma all'epoca era veramente tremendo, e questo rapporto appunto fra questo tedesco, questo tassista, poi con tutti gli altri tassisti, con la gioventù, la polizia, tutto quello che succede quando ci sono dei veri atti fascisti verso la popolazione, viene sparato in faccia in questo filmone che secondo me, ripeto, è assolutamente imperdibile. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, poi seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio in giro per l'Italia, e questo A Taxi Drive del coreano Ang Jung è praticamente un passo obbligato per tutti quelli che dicono di amare il cinema.